Una mostra ideata per raccontare il percorso della più grande agenzia fotogiornalistica del mondo, questo l'obiettivo di Magnum Manifesto, esposizione accolta fino al 3 giugno prossimo al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Attraverso un numero piuttosto elevato di fotografie, ma anche di documenti cartacei, si celebra in maniera coerente ed esaustiva il 70° anniversario di Magnum Photos, creata nella seconda metà degli anni 40 da fuori classe come Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Roger e David Seymour. Una mostra molto, molto piena, molto interessante da vedere, perché è una mostra fotografica, ma anche molto da leggere, da comprendere, per così dire. E un racconto di 70 anni di vita della più famosa e più celebre agenzia fotografica, narrato attraverso le immagini, ma anche attraverso i testi, attraverso le dichiarazioni dei protagonisti, i loro rapporti e anche attraverso il rapporto che le fotografie e i reportage che questi fotografi hanno realizzato hanno avuto con il mondo dell'editoria, con il mondo commerciale, con il mondo tout court, per così dire, con il contesto. Guerre, paesaggi, tensioni sociali, civiltà, svolte politiche, ecco alcuni degli argomenti più seguiti e analizzati da vicino dalla Magnum, capace di diventare ben presto un punto di riferimento in termini di documentazione. Spero che si esca da qui vedendo una pluralità di voci, cercando di capire quali possono essere i modi diversi per raccontare soprattutto il presente. Ecco, è una mostra che pur se celebra i 70 anni di Magnum non è rivolta tanto al passato, ma invece molto al presente e anche all'avvenire. Ci sono molte voci, molti sguardi, soprattutto dei giovani autori Magnum. Uno sguardo inedito, nuovo e approfondito sulla storia, così come sull'archivio di un'agenzia abile ad occuparsi di tematiche delicate, ancora oggi attuali, sempre all'insegna dell'obiettività.